La sirena deve lasciare il suo regno sottomarino per aiutare la clinica veterinaria. È ora di sbarazzarsi della coda. Crea dei pezzi per una camicetta in cotone. Dobbiamo solo cucirli insieme. La prova è andata bene. Aggiungi un bottone di cristallo e inizia a lavorare sui pantaloni. Un tessuto azzurro sarà perfetto per fare un camice da medico. Uno a sinistra e uno a destra e i pantaloni sono pronti. Questo vestito sta benissimo ad Ariel. Sono un passo più vicina al mio sogno. Serve un cappello. Fai una base di gomma piuma. Ricoprilo con del tessuto e decoralo con una toppa che abbia una croce rossa. Ora Ariel è vestita per il suo lavoro. Servono solo le scarpe. Prendi i pezzi giusti. Fai delle aperture con un punteruolo. Un paio di movimenti. E le Crocs sono pronte. Ariel va alla clinica veterinaria per vedere i suoi primi pazienti. C'è così tanto da fare alla clinica. Devi prenderti cura dei cuccioli appena nati e nutrire tutti i pazienti. Nessuno avrà più fame. E gli animali che hanno bisogno di amore lo riceveranno al 100%. Giocherei con te tutto il giorno. Questa creatura fatta di argilla leggera sta prendendo vita. Ma chi è? Lo scoprirete più tardi. Possiamo usare il filo di ferro per fare una cornice. Fai un po' di palline. Una si trasformerà in una testa di gatto. Riconosci queste orecchie? E dall'altra parte c'è la faccia di un cane. Orecchie lunghe. Naso grande. È un cane gatto! Wow! Ogni metà ha un paio di zampe. E naturalmente vuole già correre da qualche parte. Ma nessuno se ne andrà senza essersi fatto dipingere il pelo. Dipingi il cane gatto con i colori caratteristici. I nasi sono diversi. Il cane ne ha uno viola e quello del gatto è marrone. Disegna gli occhi, così il cane gatto può guardarsi intorno. Sorridi, per favore! Aggiungi le pupille. Gatto, cane, gatto, cane. Siamo di nuovo insieme! Non è ancora finita. Servono le macchie sulla pelliccia. E i denti! Servono per masticare la spazzatura. Gatto e cane vivono nello stesso corpo. È difficile trovare un compromesso quando si è così diversi. Nella casa del cane gatto si conclude la visione di programmi televisivi. Dopo tutti quei programmi di cucina ho fame. Sì, vorrei anch'io uno spuntino. Controlliamo che c'è in frigo. Il primo che arriva prende il cibo. Ma cane e gatto non ha trovato nulla di buono. Beh, non avremmo dovuto mangiare tutto ieri. Ci sono solo avanzi. Non hanno scelta. Vanno in città a quattro zampe per cercare qualcosa da mangiare. Dovremmo comprare del cibo? Possiamo prenotare un tavolo. Cameriere? Oh, gatto, torno tra un minuto. L'istinto ha portato il cane verso i bidoni della spazzatura. Ehi, cane, aspetta! Pensavo fossimo d'accordo. Spazzatura gustosa. Oh, non mi sento bene dopo aver mangiato quel cibo marcio. Mi fa male la pancia. Dobbiamo andare all'ospedale, cane. Cancella le frasi scritte sul contenitore. Un ecografo ha bisogno di un contenitore che non faccia entrare luce. Dipingiamolo. I tecnici stanno già lavorando al pannello di controllo. Ogni pulsante dovrebbe essere al posto giusto. La macchina funziona perfettamente. Dipingi di bianco una palette di ombretti vuota. Il monitor mostrerà le immagini della macchina. Aggiungi una morbida cornice. Il monitor va messo su una cornice flessibile. Le vecchie cuffie aiuteranno nella diagnosi. Attacca i fili. Evviva! Siamo in tempo! Ariel è ancora qui! Ariel, abbiamo bisogno del tuo aiuto! È come se avessi una pietra nello stomaco! È tutta colpa del cane! Darò un'occhiata. Per favore, sdraiati sul tavolo. Bene, vediamo. Oh, sento uno strano suono. Devo controllare. Facciamo un'ecografia. Lo sapevo. Cane, dovresti scegliere il cibo che mangi con più attenzione.
La procedura di estrazione dura pochi minuti. Stupida benda, ora dovrò portarla. Ma almeno l'osso non dà più fastidio. Ariel, ci hai salvati! Guarite presto. Modella il corpo di un gufo con l'argilla da modellare. Ali larghe e un paio di zampe sottili. Inserisci le perline per gli occhi. Crea una texture simile a una piuma. La colorazione è così carina! Che bell'uccello! Aggiungi altre piume. I gufi sono molto saggi e il nostro non fa eccezione. Ginger stava camminando nel parco quando sentì strani rumori. Un gufo stava chiedendo aiuto. Oh, ecco chi era! Vieni qui! Ti porterò dal dottore e tutto andrà bene. Nella sala d'attesa la consulente era orgogliosa di ciò che Ginger aveva fatto. Grazie per esserti presa cura dell'uccello. La aiuterai? Certamente. Il veterinario esamina il gufo. Il suo polso è normale, ma è un po' spaventata. È evidente, ha una leggera dislocazione delle ali. Ho bisogno di bende. I materiali sono pronti e Ariel sistema l'ala. Ora rimarrà nella clinica finché non sarà in salute. Possiamo usare questo contenitore di Tic Tac per fare la bilancia. Copri la parte superiore. La bilancia starà meglio in rosa. Taglia una parte di un coperchio a una comoda sede per misurare diversi animali. Assembla il tutto e attacca il display elettronico. Ai cuccioli servono cure costanti, soprattutto quando si tratta della loro salute. Devi pesare le piccole palle di pelo e scrivere il peso. Quando il peso è registrato, gli animali possono giocare e dimenticano subito lo stress. Copri un cerchio di plastica con del tessuto soffice. Avvolgi parte di una cannuccia con dello spago. I pompon sono così carini! Usane uno come ciondolo. Questa palla luminosa attirerà l'attenzione del gatto. C'era una piccola fila per andare dal veterinario. Cani, gatti, quanti sono? I gatti hanno sentito abbaiare. Soffiano e corrono per la sala d'attesa. Niente panico, risolveremo tutto. La consulente portò un tiragraffi per i gatti. Gli animali si sono interessati e hanno iniziato a giocarci subito. Ora creiamo una valigetta. Taglia una scatola di filo interdentale come questa. All'interno c'è dell'argilla leggera morbida. Dipingila di bianco. E una corda di seta è abbastanza forte per tenere le medicine. Disegnaci sopra una croce rossa. Cosa ci sarà dentro la valigetta del medico? Uno stetoscopio e delle pillole importanti. Ariel aiuta tutti gli animali in difficoltà. Non solo quelli della sua clinica. Ci sono molte creature nel mare che hanno bisogno del suo aiuto. Le grida di un delfino hanno attirato la sua attenzione. Il piccolo ha bisogno di aiuto. C'è qualcosa incastrato nella sua bocca. Diamo un'occhiata più da vicino. Oh, lo sistemo subito. Proviamo a toglierlo. Ce l'ho fatta! Sì, ora è tutto a posto. Ariel usa un unguento della sua valigetta per aiutare il delfino a guarire velocemente. È così bello avere tutto ciò di cui si ha bisogno a portata di mano. Crea molte pagine rettangolari di cartone spesso. Ogni paziente avrà una cartelletta individuale. Crea i buchi per la rilegatura. Inserisci le pagine nella copertina e uniscile con degli anellini. Incolla una copertina luminosa e aggiungi le foto di tutti i pazienti. Controlliamo le cartelle di oggi. Bene, il gatto sta migliorando. E questo cane ha bisogno di un altro controllo. La veterinaria prese il diario con sé e continuò il suo giro. Crea le pareti di un trasportino per animali con un cartoncino. Copri la cornice con della gomma piuma. Copri i punti di attacco con strisce glitterate. Una cornice e una rete diventeranno una comoda porticina. Decora il trasportino con perline. Aggiungi una maniglia e disegna delle impronte di zampe.
Ginger portò fuori il suo gatto per la prima volta. È ora di scoprire il mondo che ti circonda. Ma il gatto ha paura di uscire. Non aver paura, piccolo, ti piacerà. Quando il gatto è finalmente uscito, ha capito che non c'era nulla di cui aver paura. Corre e gioca con la sua padroncina. Sei il gattino più coraggioso del mondo. Aiuta sempre gli animali in difficoltà. Non sempre possono prendersi cura di se stessi. Metti un like e iscriviti a Lalilu.